Stop a fiere e sagre, ristoranti chiusi a mezzanotte con un massimo di 6 persone per tavolo, bar e locali che dalle 18 dovranno servire esclusivamente ai tavoli per evitare assembramenti. Le scuole rimangono aperte in presenza. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo DPCM firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e frutto di un intenso dialogo con i ministri, le regioni e il comitato tecnico-scientifico per affrontare la seconda ondata di coronavirus in Italia. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. Previsti ristori per le attività colpite con lo stanziamento di diversi miliardi. Tra le misure che varranno fino al 13 novembre anche la possibilità per i sindaci di predisporre la chiusura di vie e piazze dove si creano assembramenti per bar e ristoranti. Tutte le attività di ristorazione, tutte, pub, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Se il consumo non è previsto ai tavoli, allora è permessa la somministrazione solo fino alle ore 18. Invece le consegne a domicilio sono consentite senza vincolo di orario. L'asporto è consentito sino a mezzanotte. Nei ristoranti si potrà stare per un massimo di 6 persone al tavolo, per tavolo, singolo tavolo. Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro Paese. Per le scuole secondarie di secondo grado, intendo licei, tecnici, istituti tecnici e professionali, verranno favorite però modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica, con ingresso degli alunni a partire dalle ore 9 e se possibile anche con turni pomeridiani. Per quanto riguarda le palestre, c'è stato un intenso dialogo anche col comitato tecnico-scientifico. Allora, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli di sicurezza, lo dico molto francamente, sono rispettati puntualmente, sono garantite le massime condizioni di sicurezza. Altre volte ci giungono notizie che non sono adeguatamente rispettate. Allora, daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti, la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine.